di gennaio 94 al Madrid, al Camp Nou, dove Romario fece 3 gol. Quindi poi allora torniamo però e andiamo su sport. La notizia è David Luiz KO, quasi sicuramente non giocherà contro il Barça, e è in grande dubbio anche Thiago Motta. Addirittura mettono Virtus Valdés a Real Madrid, la stampa inglese, perché sembrerebbe che invece Iker Casillas sia venduto in Inghilterra. Carles Puyol potrebbe tornare a giocare, questo l'ha scritto anche giustamente il caro Giuseppe sulla pagina nella certura, io non connetto più, FC Barcellona Fans Italia. Vedremo se con chi, se tornerà a giocare il gran capitan, se con addirittura avrà una si parlerà a New York oppure El Sadar, sembrerebbe il Colorado Rapids, sempre negli Stati Uniti. Chiki Beghiristain, forse contattato per tornare a fare il direttore sportivo del Barça, dice no. Abbiamo detto Sergi è diventato il nuovo allenatore dell'Almeria, e quindi torna da allenatore Sergi Barujan contro il Barça mercoledì. Orellana chiede scusa, dice che ha commesso un errore. E che succede però al povero Samper, e il medio centro del Barça B, Sergi Samper, ha perso il posto anche nel B. Non lo tiene, lo tiene in panchina l'allenatore Jordi Vinyals. Sempre sport, Meyer e Pjanic chiamano alla porta del Barça, chiamano il Barça. Meyer, centrocampista dello Schalke 04, Pjanic lo conoscete tutti, è invece centrocampista della Roma. 10 giorni di stop, 10 giorni di stop per addirittura sì, tutta l'eliminatoria, tutto il quarto di finale si perde il giocatore David Luiz, mentre per il ritorno ci dovrebbe essere Thiago Motta. Rotazione in vista dell'Almeria, titola Mondo Deportivo. Vedremo questo turnover che ci sarà e come lo farà il nostro Lucio. Opzione addirittura Sergi Roberto, non ci sarà Busquets ma torna Mascherano, Xavi dovrebbe essere la partita, mentre Don Andrés Iniesta no. Vedremo, dovrebbe giocare Bartra al posto di Mathieu, anche perché rischia la sanzione Mathieu, quindi non poter giocare poi al Pizzuan, Sanchez Pizzuan contro il Siviglia. Per quanto riguarda, bravo Francesco Gambino, grazie. A proposito di Ronchero, scrive, e di quel ridicolo di Pedrerol, bravo, ecco, ormai non Pedrerol, vi consiglio di seguire in Twitter, bravo, e allora Twitter l'ha messo, ve lo do, aspettate un attimo che lo prendo, lo apro, parodia del ridicolo Ciringuito de Ugones. Ah, questa è la parodia, non la conoscevo, aspetta che vediamo, vabbè, non la... Adesso c'ho un problema a entrare su Twitter. Comunque, Francesco, sì, sono. Lo conosco. No, non lo conosco la parodia. Io guardo il ciringuito de Ugones, lo guardo. Sì, faccio queste cose. Ecco, sono riuscito a prenderlo. Ah, questa è la parodia. Ok, Chiocciolina e il Cirincirco. Per chi lo volesse cercare su Twitter, bravo, grazie a Francesco Gambino che ci ha dato la possibilità di vederlo e di comunicarlo. Sì, quel ridicolo di Pedrerol, sì, esatto, bravo, hai detto una gran cosa, bravissimo.
Io me lo guardo però quello per due motivi: uno perché mi faccio ribollire il sangue, due perché mi diverte anche molto comicamente. Allora, come comici, torniamo a sul mondo deportivo. Appunto parlavamo della rotazione, anche qui si parla del possibile questa cosa di Valdés a Real Madrid, ma no, è impossibile per l'antimadridismo che ha Victor e per il suo gran culés. Sempre sul Barça, mondo deportivo, ecco, ci racconta che oggi sia anche Adriano ha fatto lavoro specifico insieme a Jordi Alba, che sta andando bene il suo recupero fisico. Io l'altra cosa che vi volevo dire per chiudere invece è una cosa molto bella che vi invito, se non l'avete fatto, a guardare sul anche su YouTube, sul canale del Barça, che è la vittoria alla Confederazione l'International Mediterranean International Cup, sarà vinta dal Barça dell'infantile, che sono i giovanissimi, se non mi sbaglio, vinta dal Barça per 4-2 sul Real Madrid. Sarà giocata sabato questa partita, e molto belli anche i gol dei ragazzi del Barça. Allora, qualche cosa, mi stavo perdendo l'ultima cosa che vi volevo dire, perché sono già le 23:14 oggi, non avendo nulla dietro di noi, dopo di noi su RadioRomaFutura.it abbiamo sforato anche dei 14 minuti e stiamo ancora sforando, lo possiamo fare tranquillamente, perché se no si può fare, perché essendo una radio nostra antimadridista, barcelonista, si può fare. Dicevamo, no, a parte tutto, di questa cosa che oggi c'è stata, questa mattina è intervenuto Mariano Rajoy, il primo ministro del Partito Popolare della Spagna, del governo spagnolo, è intervenuto alla radio nazionale 1 di Spagna, e ha detto queste parole, che lui lui è del partito partitario, no, del partito, diciamo partito non come partito politico, ma come partito, come di pensiero, che se verrà fischiato l'inno della Spagna, la marcia reale, allora bisognerà fermare la partita. Allora, questo è l'ennesimo fatto di un attacco continuo da parte dei reazionari, dei conservatori, degli spagnolisti nei confronti del catalanismo, della libertà dei popoli della Spagna, della penisola iberica, nell'esprimere la loro idea. Premetto una cosa: che io personalmente non mi piace fischiare gli inni degli altri. Io ho fatto una finale, non l'ho fischiato, ammetto che quella al Mestalla, in cui ero presente a finale Coppa del Re contro la Athletic Bilbao, l'ho fischiato, mi sono girato dall'altra parte, gli ho dato le spalle all'inno. La dovevano anche piantare di provocare, no? Una provocazione addirittura alla candidata all'Ayuntamiento de Madrid, che è una grandissima madridista, e puntini, non aggiungo, non vorrei dire tante parolacce, ma non lo dico, che è l'ex presidente della Comunidad di Madrid, che adesso mi sfugge il nome, perché insomma, queste che a me non piacciono cerco di togliermele dalla testa, ha detto addirittura dovrebbero fermare la partita, squalificare il Barça o l'Athletic Bilbao. Allora, io ve lo ridico un'altra volta, ci sarà occasione, ne parliamo, mi piacerebbe farlo
in radio con un po' di voi, magari del gruppo. Io vi ho detto molte volte, anche l'anno scorso, quando abbiamo cominciato questa avventura in radio, non mi dimenticherò mai un articolo pubblicato dal País. E immediatamente dopo che l'Inter, il Real Madrid ha preso Mourinho, questo fondo di un noto giornalista spagnolo diceva, poi vi farò, adesso non ricordo il nome, comunque adesso comunque una firma del País, spiegava come la politica della destra spagnola, gli interessi di Florentino si coniugavano con l'arrivo di Mourinho. Non far permettere al Barça di giocare la finale al Bernabéu quell'anno, la finale di Coppa dei Campioni, che poi è stata giocata da Inter e Bayern Monaco. Ve la ricordate la partita di San Siro? Ve la ricordate il fallo, il gol di Milito, un fuorigioco, il gol di Maicon che è viziato da un fallo su Messi sulla fascia destra del Barça? Ve lo ricordate il fallo da rigore netto su Dani Alves? Ecco, con Keita, che è una persona tranquilla e beata, che gli stava mettendo le mani addosso all'arbitro portoghese, che aveva avuto insieme a Jorge Mendes, cioè il famoso procuratore di Mourinho e di Cristiano, aveva avuto insieme in gestione un ristorante a Oporto o a Coiba, non mi ricordo. Voi direte, vabbè, questa è dietrologia. Sì, certo, è dietrologia, come no. Lì Florentino è intervenuto pesantemente per non permettere al Barça di fare quella finale là. E questo giornalista, questo editorialista, giornalista del País, era come il connubio che c'era. Florentino, c'era la fine del Zapatero in Spagna, sicuramente per questioni giuste, che ha fallito Zapatero, però voglio dire, l'arrivo Florentino, che anche questa denuncia, la famosa denuncia che viene da parte della spia. No, si fa la denuncia contro il Barça, no, per i bambini che vengono tesserati contro le norme FIFA, e poi il rappresentante della Federazione Spagnola all'interno di quella commissione, che è il terzo vicepresidente del Real Madrid. Ragazzi, io ve lo ridico un'altra volta, culés italiani, la Juventus rappresenta il 5% di quello che fa Real Madrid in Spagna e in Europa. Per tutti quelli che non sono da Juventus, mi scusino il resto. Se qualcuno da Juventus ci sta ascoltando. Quindi, allora, il signor Rajoy oggi ha buttato, non la benzina, il petrolio sul fuoco, appositamente. Quindi, di conseguenza, bisogna stare allerta, bisogna stare, come ci dice Roma, in campana. Questo mese è determinante, non possiamo fallire. E quindi anche su questo si apre una discussione, ma insomma stiamo vicini in questo momento all'equipo, al club, che al club, direi proprio all'equipo, il club non se lo merita. Poi quella concessione la sistemiamo con le elezioni di luglio, però siamo vicini a questo equipo, molto, 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 molto. Allora, Francesco, buona cura, ci scrive: fermare la partita, allora è meglio che la giochiamo in Qatar, perché pure i baschi fischieranno l'inno, siccome anche loro indipendentisti, io comunque l'inno non lo fischio. No, che scusa Max, se rompo, che rompi, assolutamente no. Francesco invece Gambino ci scrive: beh, allora preparandoci alla sospensione della partita tra baschi e catalani, uscirà fuori una fischiata epica per rendere l'idea, e ci mette quello di YouTube, non so, adesso non lo posso aprire in diretta, sicuramente una delle finali tra Barça e Atletico Bilbao. Ancora Francesco Gambino: quella Champions era nostra, quel Barça la poteva fermare, giusto gli arbitri, gli episodi da elencati, aggiungo anche il gol che ho visto di Boia, non ho il fallo di mano inesistente di Yaya,
Francè, io stavo là, stavo al Gor Nord. E perché non stavo in tribuna quella bassa?